Ecco quali sono i possibili rimedi per la tiroide. Tra gli approcci curativi più importanti, quando si tratta di affrontare questa patologia, è indispensabile ricordare l'alimentazione. Come ho già avuto modo di ricordare all'inizio, lo iodio è fondamentale per la funzionalità della ghiandola tiroidea dal punto di vista della secrezione degli ormoni. Lo iodio e la tiroide hanno un rapporto di grande importanza e la sua presenza o meno nell'alimentazione può influire tantissimo sul processo di funzionamento della ghiandola. In casi di ipertiroidismo può essere consigliabile diminuirne l'apporto, mentre in condizioni di ipotiroidismo risulta molto utile integrarlo, per esempio attraverso l'assunzione di germe di grano, semi di girasole, selenio. Questo è un minerale è fondamentale per la stimolazione funzionale della tiroide. Anche la soia rappresenta un'altra soluzione molto utile per la tiroide, seguendo un'alimentazione antinfiammatoria. La soia può essere molto utile nella normalizzazione delle funzioni della ghiandola tiroidea, così come nella riduzione della resistenza insulinica e della pressione ematica. Quando si parla di soia e alimentazione, si cita non solo la buona influenza della soia, ma anche della spirulina. Di cosa si tratta? La spirulina è un'alga ricca di proteine e anche di iodio, la cui importante funzione è stata più volte ricordata. La spirulina può essere efficace per la tiroide e consigliabile in caso di ipotiroidismo, dal momento che, grazie alla presenza dello iodio, stimola la velocità funzionale della ghiandola. Anche il selenio può essere molto utile a questo proposito e non a caso è consigliato in situazioni di ipotiroidismo. Questo minerale, esattamente come la spirulina, stimola le funzionalità della tiroide in quanto parte integrante di un processo chimico fondamentale per l'efficienza della ghiandola. Il selenio interviene nel processo di conversione dell'ormone T4 in ormone T3, chiaramente fondamentale per la sua buona funzionalità. Anche la funzione antiossidante del selenio è molto utile per la salute della ghiandola tiroidea, in quanto interviene nella prevenzione di quei fenomeni infiammatori che sono alla base dell'insorgenza dei fenomeni di tiroidite non autoimmune. Il selenio può essere utile per la tiroide integrato senza particolari problemi attraverso l'alimentazione, per esempio tramite l'assunzione di frattaglie, broccoli, cavoli, cipolle, aglio, frutta secca, lievito di birra. I problemi di tiroide non guardano all'età, possono insorgere anche in soggetti non anziani e influire in maniera molto pesante sulla salute dell'organismo in anni caratterizzati dalla presenza di altre patologie. Quando si parla di problemi alla tiroide, una parola viene subito in mente: prevenzione. Prevenire è meglio che curare e la salute della ghiandola tiroidea è un contesto in cui è possibile capire perfettamente questa centralità, dall'alimentazione alla riflessologia plantare alla fitoterapia. I rimedi naturali per curare i problemi alla tiroide sono davvero tanti e soprattutto molto poco invasivi dal punto di vista fisico. Ora voglio introdurti al mio personale metodo Connectis come cura per la tiroide. Ora devo spiegarti cosa faccio quando mi consulto un paziente con problemi di tiroide infiammata. Devi sapere che esiste un metodo non invasivo che riesce a stimolare il corretto funzionamento della tiroide e delle ghiandole paratiroidee. Si tratta di una tecnica connettivale che viene applicata direttamente sulla zona in questione e che si impara a fare su se stessi in pochi minuti. È un sistema sicuro ed efficace perché riesce a ripristinare il funzionamento delle ghiandole tiroidee in pochi trattamenti. Ogni autotrattamento dura dai 5 ai 10 minuti e si può praticare ovunque. Sin dalla prima volta ti accorgerai che qualcosa è cambiato, per esempio la respirazione e la deglutizione. In poco tempo potrai verificare i cambiamenti e sarai molto soddisfatto di aver imparato questo metodo così semplice ma così efficace. Non mi resta che invitarti ad imparare il metodo che uso da tanti anni su tutti i miei pazienti. Guarda il video di presentazione del sistema nella parte alta di questo sito o in fondo, o clicca sul link posto nella descrizione presente su YouTube sotto questo video. Così potrai capire come questo metodo potrà aiutarti a risolvere in via definitiva questo problema. Ti auguro il meglio. Ciao da Antonio Sacchiero.